Sarò ancora più breve di Paola. Forse noi siamo un caso strano. Non abbiamo avuto soverchie difficoltà, ma forse per una serie di circostanze fortuite. Il tutto è iniziato nel settembre dell'anno scorso, rivolgendosi all'università e a Sardegna Ricerca, chiedendo che cosa bisogna fare. Abbiamo un'idea. E le risposte non ci hanno aiutato molto, hanno detto, boh, cercate, imparate, fate. Poi abbiamo avuto la fortuna di incontrare la professoressa Loffredo, lo dico con piacere perché è qui, se non fosse qui sarei ancora più sperticato nelle lodi, presentata dal professor Lai. Il primo incontro risale al 14 di febbraio di quest'anno. Io non vorrei entrare, non è candidato comunque. E gli abbiamo chiesto cosa dobbiamo fare. Lì ci ha mandato un malloppetto e mi ha detto: guardate queste cose fotocopiate via fax. Leggeva qualche cosa, le avete capite? Gli ha detto: sì, si capisce l'italiano, ma è difficile la traduzione. A questo punto, poi vi dico il titolo del brevetto che abbiamo fatto. A questo punto ci siamo un po' intestarditi e visto che non ci davano risposta ce le siamo cercate e abbiamo fatto quello che il dottor Pallini dice che non dovrebbero fare i ricercatori. Esattamente, è sconsigliabile che un ricercatore scriva una domanda di brevetto. Noi abbiamo scritto una domanda di brevetto. Mal ce ne incolse? No, ben ce ne incolse. Però non eravamo così ingenui e presuntuosi da pensare che fosse esaustiva, visto che era un campo che conoscevamo solo via internet. L'abbiamo fatto sempre rivedere alla professoressa Loffredo, che ci disse: non c'è bisogno che lo presentiate a dei consulenti. È fatto abbastanza bene. Quindi, fatto questo, spese 60 euro. Abbiamo compilato la domanda di brevetto italiana, l'abbiamo portata alla Camera di Commercio, spese 60 euro. Ecco perché prima ho chiesto quando è che ci daranno la risposta. Fatto questo, è iniziata la ricerca di mercato. Ma la ricerca di mercato, che forse io sono un fisico, nel caso dei fisici è forse più semplice che nel caso sicuramente dei chimici e sicuramente dei virologi, perché i virologi hanno dei tempi lunghi e lunghissimi, fase 1, fase 2, fase 3. Quindi se funziona il tutto forse si vedrà, Paolo correggimi se sbaglio, fra 5, 6, 7 anni. Speriamo prima, specialmente per chi sta male. Iniziata la ricerca di chi fosse interessato. Si conosce l'ambiente perché questi sono degli dispositivi optoelettronici, si conosce chi nel mondo si occupa di queste cose, due o tre telefonate e di una multinazionale che grazie a Dio era anche una multinazionale basata in Italia, ha dimostrato l'interesse. Gli sono stati dati dei tempi, gli hanno detto siete interessati, rispondete entro. Di una velocità paurosa, stiamo parlando, siamo passati, il brevetto è stato presentato il 28 di marzo, a giugno, luglio abbiamo fatto il primo incontro con la multinazionale. Redatto l'NDA con la ditta e fine luglio abbiamo passato tutto agosto con scambi di mail da ogni parte del mondo, per fare il contratto preliminare, visto l'interesse della ditta. Il 5, 6 settembre è stato firmato il preliminare, il 1 ottobre è stato firmato il contratto e il contratto, la cessione parziale e definitiva del brevetto. Allora, qui do ragione a Paola, è stato un lavoraccio. In agosto, in luglio, in settembre di ricerca se ne è fatta poca. Noi non abbiamo fatto il nostro mestiere. I ricercatori devono continuare a fare i ricercatori e ci deve essere un sistema che aiuti però a fare in fretta quello che noi abbiamo fatto. Se ci si perde nei meandri della burocrazia, che
che per avere le due marche da bollo per andare alla Camera di Commercio devo passare tramite l'economato, che devi fare quattro timbri per darmi 60 euro, non se ne esce più. Allora, in questa organizzazione, chiaramente viene vanificato molto del lavoro che facciamo. Finito ormai l'università ha ceduto parte di questo brevetto, due parti di questo brevetto non gli ha ceduto perché sono molto interessati e se l'è tenuto. Anche qui la ditta ha detto no, però vogliamo il diritto di prelazione. Lo avrete, ne discuteremo sulla cifra. Le cifre che sono in gioco non sono cifre trascurabili. Andiamo alla prima tranche di 260.000 euro, già versate, diciamo, a tranche 100.000 subito, 50.000 la prima verifica, 50.000 la seconda verifica, 60.000 il final report. Quindi questo è già tutto stabilito, con royalties del 5% per 8 anni, insomma il contratto ancora una volta l'ha vista la professoressa Loffredo, che con la dottoressa Carrozza hanno bisticciato per tempi inenarrabili. Comunque credo che l'università abbia fatto un affare. Gli inventori non so quante che affari abbiano fatto. No, ma, allora, se è che c'è, diciamo, il 50%. A me del 50% mi sono trovato in statino sulla prima parte 8.500 euro. Comunque, poi qualcuno farà i conti. Ma lasciamo perdere che la soddisfazione è quella che conta di più. Ciò che è stato detto qui è che all'industria privata serve a tutto l'interesse ad avere dei laboratori pronti e funzionanti. E allora è disposta ad investire, e allora è disposta a dare risorse. L'unica cosa che chiede però tempi certi nella realizzazione, sulle milestone su cui ci si mette d'accordo. Se l'università, cambiando mentalità, specialmente di noi ricercatori, è in grado di garantire queste caratteristiche, secondo me i soldi per la ricerca che vengono dall'industria privata ce ne sono, ce ne possono essere anche in misura non indifferente. Chiudo con una. Sto facendo da 10 anni questo. Speriamo di vederne i risultati. Ma noi ci è andata bene, commettiamolo in questi termini. Mi ha ricordato un fatto, Paolo, del professor Bruzzo. E questo è un altro limite, un nostro limite, ma il nostro limite di regione. Ero stato invitato dal CNR a portare salute all'università e c'era anche il presidente della regione, il governatore Sur, che disse: il CNR sì che funziona bene, non fate come l'università che ha svenduto per un piatto di lenticchie il brevetto sulle cefalosporine del professor Bruzzo, andando a pietire nelle varie multinazionali, Glaxo compreso, che poi gliel'ha comprato, un piatto di lenticchie. Io ho dovuto parlare dopo, ho detto: guardi governatore, la settimana prossima viene una multinazionale e vuole venire al tavolo. L'università in 40 anni è cambiata, ci sono delle realtà, ho citato i colleghi, ci sono delle realtà che oggi non si comportano più come si comportavano prima. Ah, dice, benissimo, molto interesse, ha preso me il dottor Ricci, che è presente anche qui, cioè, in regione, ha capito subito tutto, gli piace il brevetto, mi ha detto non vendere. Ho detto, un attimino, cosa significa non vendere? Siamo interessati. Siamo chi? Siamo interessati. Benissimo, tenuto al corrente, tenuto informato, arrivano per firmare il contratto provvisionale, arriva il presidente Soru, dice sì sì è vero, siamo interessati anche noi, poi magari ha avuto qualche problemino di tipo politico, però tenuto costantemente aggiornato della situazione, la regione non si è fatta più vedere. Quindi c'era la ditta, questa multinazionale, pronta a fare due stabilimenti a Macchiareddu con due investimenti di 4 milioni di euro per ciascuno, chiamando la SFIRS con Gianfranco Bottazzi a partecipare con una partecipazione del 30%. Quindi
È vero che noi possiamo avere tutte le belle idee, è vero tutto quello che si può fare, però è anche vero che ci si muove in una specie di mar morto e ogni gesto per arrivare a un risultato ha bisogno di uno sforzo veramente immane. Credo che con... Quindi io vi ringrazio per l'attenzione in questo panorama disastroso, qualche cosa di buono si può essere.